Ritorna raro. Fa ridere, eh? Ritorna raro. Ti devo menare. Cos'è per giornalaro, ma la cosetta di letto. Ne prendono le mani. Le mani. Le mani. Le mani. A me le api mi fanno un cazzo. Ecco, mi hanno detto che io sono violento. Non è violento. Io dico che non è violenza di menare perché... Allora, il menare è un linguaggio adartico degli uomini primitivi, proprio. È stato il primo linguaggio che ha usato l'uomo per comunicare fra di loro. Appena l'uomo è arrivato sulla terra, la prima cosa che ha fatto, si menavano. Si gonfiavano proprio, ma poi all'epoca mica scherziamo. Quello che gli capitava sotto, che c'aveva? C'erano manche armi, appena arrivati gli uomini primitivi, sì e no, c'avevano, che ne so, i sassi, i tortori di legno, quelli esistono da tanti anni. Tortori, sassi, ma anche mazzafionne, perché hanno inventato dopo, semenavano. Il primo linguaggio dell'uomo è stato il menare, quindi va portato rispetto, perché se oggi siamo quello che siamo è perché ci siamo gonfiati tutta la vita. Ma veniamo alle notizie di oggi. Oh, mi va a portare le notizie? Non lo so, dico, ma mi parla un altro po', io sto raccontando pure la prima comunione. Io ho fatto la prima comunione. Mi ricordo. Il catechismo, i sonetti del Vangelo si facevano all'epoca, dovevi saperli, un po' tutti, a memoria no, però devi sapere che cosa. L'altra notizia che mi ha colto un po' di sorpresa, no di sorpresa no perché ci saranno a fare due coglioni, sono mesi che parlano di questa cosa, che sono le unioni civili. Io sono d'accordo su unioni civili, anche se per me l'uomo proprio è un po' incivile di lui proprio. Lo sapete, no? Se sputa per terra tante volte, magari il cane gli caga per strada e non la raccolgono, oppure la pipì, se il cane fa la pipì non va raccolta, no? Allora, stava di... basta a parlare di se unioni civili, no, quello vuole, quell'altro non la vuole. Si deve essere civili, poi se capita che ci si mena, quello capita, ma quello non è il segno di civiltà. Come ho detto prima, il menare è la prima forma di linguaggio degli uomini, quindi la civiltà umana si è sviluppata sul menare, quindi è civiltà e quindi è civile. Quindi siamo a favore delle unioni civili, bisogna essere civili quando ci si unisce. Anche fra di noi, a tavola, tutti insieme, ci si unisce e ci si rispetta, non è che sputi al piatto di quello a fianco, perché sennò poi dopo si torna al linguaggio di cui sopra, perché se sputi al piatto di quello a fianco ti gonfia e fa bene. Quindi io lo dico soprattutto anche ai preti, che ho visto che loro un po' nicchiano su sta cosa, si vede che a loro gli piace a sputare quelli a fianco quando mangiano. Non è così. Rispettiamoci, rispettatevi, se poi capita che uno scappellotto vola, un par di cazzotti, un par di carci, una sprancata, è tutta grazia di Dio, come si dice, no? A me mi fa piacere, io nella vita mi sono sempre difeso con questi, vedi? Questi sono i prosciuttini che porto io, che difende me, da tutto il mondo. Io dico sempre, pure ai miei nipoti, io ho due nipoti, si chiamano... ma come ricordo, pensi a poco che cazzo di nipoti che non mi chiamano mai, solo hanno voglia i miei giorni, sono tutti così, sono c'è niente a ma. Si chiamano, uno si chiama Gagliardo c'ha 7 anni e mezzo, già scrive,